redazione di Live Sport Academy siamo pronti a raccontarvi la semifinale che vede affrontarsi Boca Junior e Borussia Dortmund. Gara singola, gara secca per il torneo Pezzana over 40. Pallone messo subito dentro al Borussia Dortmund. Prima azione, primo squillo e primo gol. Il vantaggio è siglato dal diagonale stupendo di Muzaki che porta i giallo neri in vantaggio. Pallone tenuto in campo dal Borussia. Poi alla fine non chiude ancora il Boca Junior. Pallone aperto sulla sinistra. Posizione regolare, va a calciare il numero 10 del Borussia Dortmund che trova il gol del raddoppio. Si tratta di Fabio Tinazzi che mette in porta il gol del 2-0 al 18° minuto di gioco. Il Borussia che è pronta già a ripartire, pallone nuovamente dalle parti di Tinazzi che questa volta però non trafigge Apollonio. Riparte il Boca. Pallone gestito al limite dell'area dal Boca Junior, poi aperto sulla destra. Arriva alla fine il cross, più in alto di tutti un giocatore del Dortmund, poi la conclusione con un'ottima coordinazione da parte di Matranga. Murata però proprio davanti allo specchio, quando mancano 2 minuti allo scadere del primo tempo. Pallone in area di rigore, c'è tempo per un'ultima costruzione del Boca Junior. Pallone che termina alto sopra la traversa, duplice fischio del direttore di gara che allora manda le squadre a riposo sul parziale di 2-0 per il Borussia Dortmund. Partita sbloccata nei primi 30 secondi per i tedeschi e poi raddoppio poco dopo. Forse un contatto, direttore di gara non ci pensa due volte e fischia, concede il calcio di rigore. Allora opportunità al quinto minuto di gioco del secondo tempo per rientrare in partita per il Boca Junior. Proteste da parte del Borussia Dortmund, non convinti della decisione arbitrale, vediamo se richiederanno l'ausilio del VAR. Pronto a battere il calcio di rigore il Boca Junior, sul pallone c'è Manzetti che trasforma, accorcia le distanze, partita riaperta, 2-1. Calcio di punizione, pallone battuto alla ricerca dello specchio, non lo trova per poco. Il numero 10, la medica, era un'ottima opportunità per il Boca, che ha sfiorato il gol del pareggio. Sta crescendo con la prestazione la squadra che al momento è sotto. Non è proposto in aria, allontana Boca Junior, poi ancora Barcaioli che va in porta, sfiora il gol che avrebbe forse chiuso la partita a 5 abbondanti dal termine. Opportunità per il Borussia. Lancio in avanti dalle parti di Muzaki che serve per Barcaioli, la porta è sguarnita, Barcaioli non calcia e poi perde il tempo. Riesce comunque a servire Muzaki. Muzaki lo trova lui. Il gol del 3-1. Allora piccola ipoteca sulla finale per il Borussia Dortmund quando mancano poco meno di 5 al termine. Con la doppietta di Muzaki. Lancio lungo in avanti. Scaduti i 30 di questo secondo tempo. Muzaki appoggia dietro. Apertura sulla destra. Vuole far scorrere il tempo il Borussia che poi gioca bene il velo per favorire Muzaki che va a calciare. Concessi 2 di recupero. Siamo quasi allo scadere di questi 2 minuti di recupero. Pallone lanciato direttamente dalle parti di Apollonio dal Borussia Dortmund. Lancia lungo Apollonio, pallone spizzato in avanti, è una buona idea, si coordina e calcia. Il numero 9 del Boca Junior, ovvero Andrea Penna, non trova però lo specchio e sono finiti adesso 2 minuti. Vediamo se arriva il fischio in fallo laterale. Arriverà probabilmente adesso il duplice fischio. Intanto Muzaki si riprende la sfera. Ancora Muzaki contro gli avversari, riesce a toccare dalle parti
di un compagno. Poi va a calciare direttamente in porta da centrocampo Tinazzi, non c'è più tempo, triplice fischio e allora il Borussia Dortmund si qualifica per la finale degli over 40. Intervistiamo Mister Paradisi, l'allenatore del Borussia Dortmund. Oggi passate per 3-1 contro il Boca Junior, accedete alla finale del torneo Pezzano over 40, un commento in generale al torneo e alla partita di stasera. Faccio i complimenti agli avversari di mister, complimenti, faccio i complimenti agli avversari. Abbiamo dimostrato ancora una volta che i canarini, quando ci sono tutti, facciamo bene. E ringrazio la squadra che ha giocato veramente bene, una gran partita. E allora grazie, appuntamento alla finale, che a questo punto giocherete per vincere. Cosa vi aspettate, diciamo, dalla partita? Ci aspettiamo di poter alzare il trofeo con tranquillità, umiltà, come sempre la squadra compatta. Siamo un gran gruppo di amici che ci divertiamo e cerchiamo sempre di fare bene. La prima cosa è di divertirci e poi il risultato. Grazie all'organizzazione. E allora in bocca al lupo e ci vedremo lì. Crepi, grazie.